Benvenuti, oggi video tutto al contrario, non sto facendo tutto un trucco qua, vi sto imbrogliando, non sto facendo, guardate che queste immagini qua, non siamo in Italia, non siamo sul lago di Como, non siamo Geralario, non siamo da nessuna parte, prima non ero stanco, adesso non sono riposato, ok, guardate qua, queste non sono barche, le ho prese io, le ho portate via dal porto di Genova, le ho messe giù per farvi vedere che le barche ci sono anche qua, ma non ci sono. Dopo le porto, li porto giù a Genova così non se ne accorge nessuno. Perché vi sto facendo i video dove sto imbrogliando tutti quanti, no? Vero, no? Quindi qua non è vero che l'Italia, qua siamo in Italia, perché non è vero che l'Italia è così, No, è impossibile, tutta distrutta l'Italia. Non è vero, ci sono le barche in Italia. No, queste non le ho prese neanche a Genova, le ho prese... Sono andato su a Ginevra a prendere queste barche qua. Non è vero che l'Italia è così, l'Italia piove sempre, sul lago di Como non è vero che c'è mai il sole. D'inverno ho letto tra l'altro sotto tra i commenti, sotto un video di uno, no? Che proprio vuole far vedere che in Svizzera ci sono tutte le cose belle, mentre in Italia no, sono solo in Svizzera le cose belle. Bene, sui laghi, secondo uno che commenta, vi potete immaginare, sui laghi sono tristi d'inverno perché piove sempre d'inverno sul lago, per cui è triste il lago d'inverno. Guarda qua com'è triste il lago, porca miseria, oh che tristezza. Oggi è un po' più fresco di ieri, non è così caldo come ieri. 15-16 gradi, adesso ci sono 15, Si pedala bene, sembra primavera, sembra la Spagna, non sembra neanche l'Italia. Ah no, è vero, non siamo in Italia, fa un freddo cane, sto ghiacciando, però non sono neanche fuori perché ho messo qua la bici, ma sono in casa a fare il video, sto tutto taroccando. Per cui, allora, adesso godetevi questo video. Qui ho fatto anche un po' di storie. On vi para show, ya vi avier nulla, on vi para show, la che ya vi sla. Vuota chi di là, voltati di là, vuota chi di là, vuota chi di là, vuota chi di là, vuota chi di là. È una canzone delle Viagra che ho messo come storia. Magari poi le farò anche su YouTube. Guarda che tramonto, ragazzi. Ma cosa volete di più? Questo soprattutto per le nostre amiche innamorate, poiché innamoratevi del palestrato, senza panza, col SUV, senza bici, che però non vi porta a vedere questi magnifici tramonti. Ma a me va bene così. Troverò quelle brutte, brutte, brutte che vogliono venire con me a vedere questi bei, 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 bei tramonti, che mi frega a me. Allora... Guardate qua, che poi non esistono le belle, non esistono le brutte, esistono delle persone, ragazzi. Però anche lì le ragazze dicono sempre, ma noi dobbiamo guardare solo l'aspetto esteriore. Cavoli, scusate ragazze, adesso mi chiedo io, mi domando e non mi rispondo. Ma se vi truccate, vi mettete vestiti belli, vi mettete lì tutte attraenti, tutte belle, tutte carine, sabato sera siete delle stelline... Se non conta l'aspetto estetico, perché non andate in giro in pigiama? Cioè, no? Conta sì, conta di più. Per voi che per noi, mi sa. Ok, comunque questi sono altri discorsi, guardatevi questo video, dove parlerò poco, all'inizio sono stanco, poi adesso mi è passata la stanchezza. E via, vento ce n'è poco, però quel vento lì ogni tanto ti stanca. Vedete qua il lago è mosso, per cui un po' di corrente c'è, anche se non sembra. Qui dal tramonto, che lo facciamo andare giusto sole o fatemi fare una foto, Bentornati amici, bentornate amiche. Oggi video al contrario, non è vero che sono in bici, sono a casa a guardare la televisione e niente, non è vero che arriva una macchina. L'ho inventata io col computer, non è vero che l'ho inventata io col computer, l'ho inserita io nel video, non è vero che l'ho inserita io nel video, non è vero niente. Poi sentite il rumore? No, non è vero, non c'è, non esiste, stanno imbrogliando, sto imbrogliando tutti.
Non è vero che mi sto imbrogliando tutti? Non è vero che mi sto imbrogliando tutti? Mi dice che vi video scemo. Non è vero che un video scemo. No, è per prendere un po' in giro i negazionisti, no? Loro tutte teorie, i complottisti. Tanto non è vero che l'Inter è sotto la Juve, non è vero che ho sbagliato pronostico, anzi non è vero che i risultati sono arrivati contro pronostico, i pronostici erano giusti ieri. Oia, che cosa, noi facciamo così allora, guarda, e di qua tanto non riesco a girare di lì, però io passo sotto di qua. E vi ho fatto rallentare, sperate da farmi passare. Allora, non è vero che l'Inter, ecco vedi, adesso si può passare, gioca contro la Juve, si è fermata finalmente, anche perché avevo io la precedenza adesso. E sopra la Juve di un punto o due, adesso non mi ricordo bene, cioè, dovrebbe essere sopra di un punto. C'è Inter Juve stasera, però le squadre che sono andate a giocare la Super Cup, la Super Coppa in Arabia, la Super Coppa d'Italia la giocano in Arabia, no? Ovvio. Dovrebbero essere le quattro più forti del campionato, no? Inter, Lazio, Napoli e Fiorentina. Di tutte quelle sono tornate dall'Arabia, solo l'Inter ha vinto perché ha sbagliato un rigore alla Fiorentina. È vero che ci sono stati due scontri diretti, Lazio-Napoli 0-0, Fiorentina-Inter 0-1. È vero che in quelle partite lì è stato segnato un gol in 180 minuti dalle quattro squadre che arrivavano dalla Super Cup. È vero che la Fiorentina ha perso 3-2 con Lecce. Questi? Sono fuori, se vuoi essere come il mio, un po' fuori in tutti i sensi, non solo in uno. Speriamo Inter Juventus, se l'Inter la sfanga via a questo punto, sempre favorita la Juve, lanciare coppe. Era ancora la Coppa Champions League, io ho la Coppa Italia, ma penso che ci punti solo se va fuori classifica il campionato, se va fuori sotto di 5-7 punti. Non è vero che il campionato è ancora lungo, lo dicono voi, ma manca 15 partite, 3x5, siamo alla punta, siamo ormai alla punta. Al calduccio, ecco, vedete, basta che arriva su un po' di calduccio che sono un po' di che. Ieri vedevo i tre temerari motociclisti, adesso sono fuori tutti con le moto, vedete? E poi oggi fa più freddo di ieri, Infatti quasi vado via subito con la 14:55.
Buon 4 febbraio a tutti. Ma di 4 oggi oggi. Oggi che sia 5. Ma forse il 4. Chiamalo sul computer che gioco. Ah sì, mi viene. Andiamo sulla mappa. Andiamo sulla mappa, io ho impostato tutto il computer, niente meno, non so che giorno è oggi. Vabbè, poi 4 o 5 domenica. Il computer si è resettato da solo tutti i parametri, ciclo computer, GPS, ma cosa l'ho messo a posto veloce, le cose che mi servivano, bici tennis, padel, torniamo indietro, un po' freschino però oggi, ieri non sentivo questo freddino. Non hanno che piano, Faccio una salutella oggi, sono stanco, un po' di mal di testa, un po' sonnato a casa, invece mi sembra bene, non so proprio che peso, a fermarsi proprio sotto la fida. Guardate che qui io in teoria dovrei camminare e non pedalare. Sentiamo piano, non succede niente. Gente c'è, faccio un po' questo mazzole, bisogna condurre le biciclette a mano, non basta avere i freni e venire più piano. Poi gente. Uscire no. Ho visto un
Buono, noleggiare il pedalone e lasciarlo lì parcheggiato per stare al bar, grande soluzione. Qua c'è troppa gente appollaiata per fare, sposta il sole. Gente esce come le formiche, arriva il bel tempo, escono le formiche. Io ti dico, ma dov'è che guardano le famiglie? Se non guardano avanti, boh. Non mi sembra di essere così piccolo per non essere visto, boh. I barco hanno perso un'occasione oggi, sono aperti solo quelli che sono aperti tutto l'anno, tutto il resto è chiuso. Lontano è chiuso, il bar del Seven Park è chiuso, e niente, hanno perso un'occasione.
essere, sono curioso se tengono chiuso d'inverno anche quando ci saranno le Olimpiadi invernali. Secondo me tengono aperto, soprattutto gli hotel. Magari chi non è la zona di menaggio, che chi va a dormire a Royal Vittoria, perché lì sei a metà strada tra Bologna e Milano, ormai vicino a Milano. Notevole, che bimbe che ci sono in giro, ragazzi, oggi siamo tutte uscite dal Postal Market. Faccio troppa gente, Sì, andiamo verso Piona, dai. Siamo al freddo. Qui mi ispira tanto, non solo dal Gare oggi. Andiamo avanti lì, possibile. Ciao Gabriele, ciao! E qua troppa gente, ragazzi! Vedo al contrario, non ho più detto niente, mi sono già annoiato, vedo al contrario. Stasera la partita, io non so neanche se la guardo, voglio andare al bar. Adesso ti ho detto, Sky non mi hanno detto che devo firmare il contratto, e così tutto tempo perso, mi hanno anche aumentato 10 euro, prima pagavo 70, adesso 80. Vabbè, me ne ho visto un po' simile, dai. Però queste partite le fanno su Dazn. Nervoso. Devo andare per forza a Morbegno, su a 100 Sky, disdetta rapida, istantanea. Le quote le tengo io perché sono di mia proprietà, li ho pagati a rate con l'abbonamento, li ho pagati da anni. Forza, forza, dai, superali tutti, forza, forza, vai! Guardate, non potete neanche farlo, È vietato un inizio di lì, C'è anche il divieto, inizio da. Infatti avete visto cosa ha combinato. Ecco perché ci sono i divieti. Signora Cozzu. Quel cartello che vedete dalla parte opposta, indicato che di lì non si può andare giù,
Puoi scendere solo in questa direzione, ma in quella c'è un cartello che indica freccia dritta bianca su sfondo blu, vuol dire che sei obbligato ad andare avanti e puoi girare giù. E infatti avete visto come ho fatto io, ero una bici, c'era una macchina. È tutta presa, che tutta l'alta la presa. Ah, non andiamo a Derbio. Oh, Gravina mi sa che è fredda. Devo fare in discesa, andiamo ancora al sole oggi. Andiamo giù Gravedone qua. Anche se è un po' tardi, però ormai fino a 5 e mezzo abbiamo luce qui. Penso troppo io, ragazzi. Ah, mi fermo a casa a mettere l'olio, mi sono dimenticato. Dopo devo lavarla anche. Oggi è suonato, non ho fatto niente. Il carrellino di fuori. Vabbè. Per uscire a suonare l'ospedale Angelo c'è poca gente. Vedete come reagiscono quei pochi che mi vedono. Se vengo accolto bene, ok, si osa un po' di più. Se vedo che fanno su facce di boh, ma cosa sta facendo di qua di là, ma non può, ma chi l'autorizza? Se queste cose qua, vado in posti non popolosi, con pochissima gente o disabitati, e poi quando sono in pochi apprezzano sempre, si fermano incuriositi, cosa ci fa uno sperduto a suonare nel nulla. Oggi c'è anche traffico, però non è che abbiamo tante alternative in questo periodo, perché abbiamo le stradette promiscue di campagna, poco traffico ma tutte insozzate di letame lasciato sull'asfalto. Oh, adesso era perché sono salita ancora controvento. Se qua l'aria spinge, infatti prendiamo velocità e non faccio più neanche fatica. Oggi però sono in recupero, non riesco a spingere oggi. Ieri ho fatto solo 48 km, quello devo fare ieri quando ero in forma, mica adesso. A parte che tante volte esco stanco e niente. Stanco, ma poi mi passa, ok, a dopo. Bene, riprendiamo il viaggio. Adesso ho messo su un po' di olio, è molto più silenziosa. Sì, va lavata, rimesso l'olio comunque. Tutto il fronte delle macchine. Passi, poi vai più piano di me. No, frena. Se passa e frena, allora di che gli arrivo la cuore tamponata. Tutto da rallentare. Thank you.
sorpassano non sono contenti, sono chi fanno il gancio. L'ho anche guardato dietro per vedere cosa cacchio stava facendo. Poi infatti c'è il detrito di un incidente, poi non sono capace di guidare, fanno gli incidenti. Ma qualcuno gliel'ha insegnato che non si può sorpassare una bicicletta nelle rotonde o no? E poi tagliargli la strada per uscire subito dopo. Nessuno. Da istruttore di guida che cavolo di lavoro stai facendo? Che cavolo di lavoro siete in giro a fare? Cioè, se tutti gli insegnanti delle elementari, scuole elementari sto parlando, insegnassero come voi istruttori di guida, vivremmo in un paese dove nessuno saprebbe leggere né scrivere. È uguale. Solo che se non sai leggere né scrivere, pazienza. Non leggi, non scrivi. Qui arriva la coda, ne pega passo di là. Se invece non impari a guidare e fai gli incidenti, ammazzi anche la gente, ce n'è di storie. E come è morto Michele Scarponi? In una rotonda. Poi chiaro, lui è andato ad allenarsi, professionista, rotonda, chi se ne frega, rallento, guardo, so già che mi taglia la strada, no? Professionista, va dentro a bomba, arrivi te e lo ammazzi. Tagliavo là dritto contro mano, facevo un affare, era vuoto. Intanto devo andare di lì, stavo meglio a sinistra, non arriva nessuno, arrivate questa rossa qua, sono già qua, guardate qua. Violazione al codice, però, vabbè, se stai a sinistra della riga bianca, una panda bianca, però sono più sicura, vuoto assoluto, non c'è pericolo. Tra i due pericoli scelgo la soluzione migliore. Una volta che avevo dietro la polizia, sono andato contro mano, ma sono salito sul marciapiedi, no? Ma cosa sta facendo? Non può, lo sa che non può. Lo so, però non sono contro mano, non posso andare sul marciapiedi, che è quello interno della rotonda, no? Però la faccio qua la rotonda, che così, mi taglia la strada, rischio la mia incolumità, qua sul marciapiede, poi tra l'altro si sono fermati lì nella rotonda, però a tirare giù il finestrino. Faccio qui nel marciapiede, non mi fa niente nessuno, a meno che uno non sa guidare e salta sul marciapiede, poco probabile. Molto probabile che non sa guidare, poco probabile che salta su un marciapiede. Quando io va bene vada, ma stia attento. Sono sempre super attento. Se non fossi attento non sarei qua sul marciapiede. E io non l'avevo vista la polizia, perché vado sempre sul marciapiede. Combinazione quella volta lì, ho detto, traffico, fammi andare sul marciapiede contro mano. No? Praticamente la rotonda che va in senso antiorario, io l'ho tagliata, l'ho attraversato la strada, no? La corsia. Sono saltato sul marciapiede interno del, come si può chiamare la rotonda all'interno, della,
dell'isolotto lì della rotonda, rotondo perché sennò sarebbe una quadrata se fosse, ma siccome è rotondo io dico che casino anche un discorso. Insomma, il marciapiede che fa l'anello della rotonda, ma non all'esterno ma all'interno. Se ci fosse stato l'esterno sarei andato all'esterno, ma siccome era all'interno sono andato all'interno, forza. Non c'era quello esterno e c'era solo quello interno, mica potevo andare su quello esterno, sono andato su quello interno. Ecco perché qua mi ero rotto un po' le scatole del traffico domenicale. Ma no! Poi ma va, arrivo ancora a treno merci, ma basta. Arrivo io sempre chiuso, sto cancello, sto cancello, sto passaggio a livello, va. E qua c'è l'ombra. Che giornata in pausa. Cosa facciamo adesso? Andiamo lì all'ombra, non mi viene neanche in mente, a parte sto sudando al sassone. Devo oggi di pedalare proprio zero. Oggi non voglio zero di pedalare, sono un po'. E ieri ero in forma e sono riposato oggi. Porca vacca, però sto pensando. Un po' di giorni che faccio sì pochi chilometri, 48 sono pochi. Però così almeno le gambe funzionano. Che non ho mai le gambe, invece oggi sono morto anche di gambe. Sono andato ieri, porca vacca. Che facciamo? Ho fatto 10 km e mezzo, torno a casa a suonare un po', c'è un po' di senso. Ma dai, tiriamo avanti, magari mi passa la stanchezza, un fontanello d'acqua per un'acqua. Ecco, questi ad esempio non hanno senso. Perché ok, ostruirebbero il passaggio, ostacolerebbero il passaggio, dov'è? Era quello qua che arriva. Ma non hanno senso. Perché se uno passa qua con la macchina, va giù nel prato e poi viene su, no? Con l'ape, i ragazzini. Cioè non ha proprio alcun senso. Ma mettete giù piuttosto, anche se avesse un senso, mettete giù dei cilindri, che così. Povere biciclette, una pedonale che prendo solo io, sembra che l'ha fatta su solo per me questa, non ho visto passare una persona dentro qua, mai, non ho mai visto una persona circolare qui, neanche a piedi, neanche con i cavalli, che poi neanche con le piette, zero, sono solo io che passa di qua, costruita per me, anche qui uno passa di lì, ce la fa, anche col su, con l'ape, va a sinistra, o in piedi, ho detto, io devo fare questo, perché mi obblighi a fare questo? Ah, ci fosse lì una marea di gente che lo dice, pericoloso fargli rallentare i ciclisti, se no entrano e spianano qualcuno. C'è nessuno! Ah, devo spiegarlo su. Io dico che se vado in comune a spiegare una roba del genere, vengono giù, li tolgono di tutto. Fanno per un po' riparcheggiare, poi guardate, anche qua li hanno già distrutti, vedete che non ci sono più, li hanno demoliti, perché sono capaci di guidare, no? Qualche camion, anche qua, li hanno fatti per non fargli parcheggiare sopra, per fargli la zona per i ciclisti, che i ciclisti non ne passano mai di qua, e guardate qua, sono tutti rotti, guarda, sono in piedi pochi. Dopo uno dice non li ripari, per forza non li ripari, se li ripari il giorno dopo li hanno ancora spaccati giù, porco Giuda. Quindi qua è colpa dello Stato o è colpa della persona che danneggia? No, è colpa della persona che danneggia, lui non è che sono io il responsabile o gli italiani o lo Stato. Lì la colpa è della persona che li danneggia. Ecco perché una volta quando andavi a scuola guida che prendevi il marciapiede, bastava che mettevi la ruota su,
sul gradino marciapiede, scenda e tanti auguri. E non ti davano la patente, poi la davano a tutti, ok. Qui buttano giù gli ostacoli, ma roba da male, vedete? E poi mettono quelli là per ostacolare le bici. Certo, ostacolano le bici, ostacolano le bici. Adesso io praticamente vado su di sopra e vabbè, pazienza. Ci toccherà un po' il traffico. E al sole si sta anche bene, dai. 16 gradi oggi, eh. Pensavo due meno di ieri, ma più o meno ci siamo come ieri, eh. Che ieri ce n'erano 18. Oh. Oggi salite proprio, ho energia zero oggi, faccio proprio chilometri per farli, tenermi in forma, che sono questi più allenanti, eh? Che devi fare pian pianino, ti soffri, però ti abitui, stare in bici, non avere quel giorno di pausa che ti riporta sul peso. Allora, se siamo stanchi, pedalichiamo, arriviamo e non senza strafare. E la vedo io la crisi. Vedo, la crisi c'è, però anche lì ieri non l'ho detto. La gente sta raschiando il fondo, i conti correnti. Se prima qualcuno stava a schiscio e metteva da parte qualcosa, non so come faccia la gente a mettere da parte soldi, visto che tutti vanno in giro in macchina anche per andare ad innaffiare il giardino e i fiori. E le macchine costano, eh? Anche te le regalo, però oggi hanno i soldi sui conti che poi non hanno speso durante il coronavirus e via che è una festa. E i prezzi aumentano. Comunque ve l'ho già detto negli altri video, tra un po', occhio, tra un po' sono obbligati, non possono non farlo, aumenteranno non di tanto, ma gli stipendi aumenteranno in modo da tenere calma la gente. Se prende 1.500, prenderai 1.800. Ecco, chiaro che lavoro in nero, bravo, lavoro in nero. Nel 90, che c'era ancora l'inflazione, aumentavano ancora i prezzi, prendevo tot. Nel 2005 prendevo ancora uguale. Io nel 92-93, prendevo 12.000 lire all'ora, più le mance, da studiavo ancora. Guadagnavo i miei 120.000 lire sabato e domenica vicino a casa, che sia che adesso è chiusa. Uscivo di casa, ero già là, cioè 3 minuti a piedi, okay. Uscivo già vestito a casa mia, non stavo neanche a cambiarmi neanche la cameriere. 120.000 lire li prendevo, erano praticamente prese le marce, ma forse le senza le marce. 12.500, 10 ore, 120.000 più le mance, prendevo 1.500.000 al mese, sabato domenica, ho 10 ore. Vado lì nel 2005-2006, che era il periodo che non lavoravo più, chiedere 20 euro, 3 ore, 3 ore mi hanno dato 20 euro. 6 euro all'ora, 6 euro
meno di 12.000 lire. Ho detto, ma questi soldi qua me li davate 15 anni fa. E no, qua vicino possiamo dare 20 euro 3 ore. Faccio, no. State qua voi a lavorare a 6,6 euro all'ora. Cioè 7 euro meno 1 euro. 20 euro di 3 ore. Ma non si ne parla neanche. Cameriere, nero, minimo 10 se non 15 euro all'ora, ragazzi, e ora mi dai 50 euro, mi cavi. Non sono più niente questo, andiamo a dire che c'è meno tanto, guardate qua, che roba. Allora, mi davano 7 euro all'ora, sì. Alla barcaccia, al Nando, nel 2005. Però facevo tre servizi. Prendevo praticamente 70 euro a servizio. Cioè per tre, c'ero sabato mattina, domenica sera, pomeriggio e notte, numero 2, domenica mattina iniziavo alle 9. 210 euro. Lunedì però ero letto stramazzato a leggere del torneo di tennis, non si viaggia. Dava 7 euro, però cacchio, anche pranzo e cena, boh, so che dava 70 euro il servizio, non facevo 10 euro, so che mi pagava 10 euro allora, cioè 7 euro, e 70 euro prendevo 210 euro, arrivavo a casa con 50-60 euro di mancia, quasi 300 euro. Voi calcolate, lavorando solo sabato e domenica, portavo a casa 1200 euro, però erano in nero, così o come c'era lavoro solo sabato e domenica, limoni. Quando ero ancora quasi ragazzino, ero già uscito dalla gioventù ragazzoide. Poi da lì, forse è stato l'ultimo periodo che ho fatto il cameriere, ho iniziato il reception negli hotel, tutto un altro andazzo. Contratti in regola, notturna pagata, ferie pagate, straordinari pagati, tutto pagato. Un'altra storia, ragazzi. Un'altra storia. Adesso le paghe sono basse, però meno male riesce a sopravvivere. Certo, c'è mio cugino. Lui voleva andare a fare dipendente svizzera come camionista, sì, ma riusciva a mettersi una famiglia con tre figli? Ma no, vedi? Così è potuto vivere in libertà. Comunque ha confermato che il lavoro è calato,
chiudessero ancora le ditte, ma lavorano meno. Non chiudono, ma lavorano meno. Quindi i camion ce ne sono meno in circolazione, viaggi di meno. E guardate qua, tutta sta gente, è tutta gente che lavora. Però questi, come discorso degli stadi e il discorso dei ristoranti, sono quelli che lavorano, che magari oppure sono liberi imprenditori. Allora, questo si ferma. Se tu acceleri io mi fermo, poi ti faccio fermare anche te, mica ti vengo addosso. Se tu non acceleri io passo e tu passi dopo, no? Subito, prima però, dopo di me era prima. Vedi, con gli sci, gente che sta bene. Comunque la gente che ha lavorato come dipendente tutta una vita senza saltare un giorno può andare a sciare. Però una volta ci andavi tutti i weekend, adesso vanno su 2 o 3 volte e riempiono Facebook, siamo sciare, siamo ricchi, siamo contenti. Io andrò su, adesso volevo andare ma non mi è mai presa la briga, adesso tipo a queste giornate qua so che adesso farà caldo anche in montagna, cioè non so, l'altro giorno faceva troppo freddo, l'avevo su congelavi, adesso ci sta sulla neve che si scioglie, adesso vediamo però questa settimana mi sa che faccio su, voglio andare dopo tanti anni, e sai che costa sciare qui, tipo, sono tanti. 50 euro io prendo il snowboard, è che c'è il divieto di salita a piedi, l'hanno messo, non puoi salire sulle piste a piedi con il tuo snowboard in spalla, ma se prendi dentro nei boschi non vai nella pista e stai su tanti, ma secondo me tanti lo fanno su quello snowboard, ma non lo parte, magari fa solo l'andata con la seggiovia, spendono quei 12 euro, diciamo. Adesso è diventato caro anche la singola, il singolo viaggio, no, ma visto i prezzi io c'è veramente da dire cacchio, qua uno che va a sciare, vanno su, stanno allo snowpark, fanno i salti e la prendete un giorno, e questi qua che io non faccio vedere vanno dentro qua, ci sono dei bei percorsi per fare camminate in bicicletta qua, però sono macchine, per cui detto tutti a camminare, passeggiare, magari qualcuno corre, ecco oggi volevo anche uscire a suonare, ma ve l'ho detto, troppa gente, allora devo attrezzarmi per uscire e suonare con qualità, perché precedenti strumenti che ho, suonare, amplificatori così, non avevano una grande qualità, per cui fai lì, fai proprio il casotto, non è bello, suono di uscire pulito. Allora adesso con questo qua della Yamaha i suoni sono puliti, solo che le casse della Yamaha io pensavo fossero più piccole, sono belle grandi, che è il kit più piccolo che c'è, più portatili, lì ci posso mettere dentro che cavi nelle casse, il mixer si fissa in una delle due casse, nell'altra cassa c'è il contenitore per i cavi, i fili, il microfono, cioè tu porti le due casse e c'è di tutto l'impianto, poi ok, se sei in giro che non hai corrente si porta un inverter e una batteria leggera al litio, bastano da 50 ampere, 600 watt, sono leggere, poi con l'inverter li attacchi la spina e sei a posto, però sono enormi, più ci va il seggiolino, che di stallo, la pianola, computer,
e volendo anche il microfono. Qui c'è un po' di cose da mettere su, adesso il carrello, andiamo a studiarci. Non di alto livello, però già non è una bicicletta di latta. Io qua senza far fatica sto andando 23, media 17,7, però bici a corsa faccio ridere. E oggi così. Vedete che ci sono i trattori che hanno gli assetti in questo periodo, e poi ritorno dalla montagna e dicevo, porco cane, qua credo neanche in montagna, sembra primavera, siamo avanti di un mese, va bene per suonare all'aperto, per fare sport all'aperto, per andare in bici, siamo già saltati la primavera, sempre che poi arriverà sicuramente bel durian, una bella settimana di gelo, poi basta, temperature primaverili, comunque sembra di essere in Spagna ragazzi, c'è anche bisogno di andare sul lago di Garda o in Liguria per andare in bici e trovare il calduccio, 15 gradi febbraio, temperatura che c'è a ottobre, novembre, quindi volendo adesso già da febbraio, ottobre, novembre, altro che si scia, si va in bici. Ho fatto arrivare tutti i pantaloni nuovi per andare a sciare, non sono usati. Speso poco, Nel negozio una volta 500.000, 600.000, 700.000. Qua arrivano soldi. Eccoli con internet. Tu spendi poco e poi gli altri soldi li hai per fare la spesa. Almeno rimangono qua in Italia, no? I soldi, se non vanno in Svizzera. Spendi pochi per le cose che producono poi tutto in Cina, porco giuro, ormai c'è un stato di economia mondiale, c'è tutto da fare. Come vedete, essere stanco, la bici da corsa, arrivo dappertutto. Se vado piano, non faccio neanche fatica. Intanto sono in giro quasi come andare con la bici elettrica. Se vai col rampichino non ti muovi, sei incollato giù. Qua qui sguscia via bene. Posso andare in questo periodo qua. Poco vento sul lago di là, c'è vento. Adesso un po' di aria c'è. Non so più di parlare qua. Subito prima che arriva di qualcuno. Sono passato prima dalla galleria in curva con quel motociclo, l'ho chiuso subito dentro perché se io no. Terzo passaggio a livello di fila chiuso oggi, 3 su 3. È vero, dai, non ci credo, se è effetto ottico, mi vedono me, abbassano le sbarre, ma forse era proprio chiuso, torniamo indietro, dai 18 km 160 metri in un'ora e uno. Oggi proprio come andare a casa a riposare ancora. Se no non produco, è inutile stare in giro.
Oh, bello. Oggi tre passaggi a livello chiuso, che fortuna. E allora torno indietro. Perché voglio stare a aspettare. Cioè, ma questo qua mi punta che è contro mano. Oh, beh, dai, manicomio veramente. Cioè, proprio mi ha puntato, è contro mano. Ma roba, davanti. Vedete, se io non li filmo, non li vedete queste cose qua, non ci credereste mai. E sì, qua sul controvento, ecco perché non facevo fatica. Sembra che non c'è il vento, ma porca vacca se c'è. Ma qua tremo. Dai, andiamo giù, va. Un po' a vedere. Adesso ce n'è ancora un bel po' per stare in giro a pedalare. Andiamo di Dio. Ah no, andiamo. Faccio vedere un po' di traffico qua. Mi spicco un po' le macchine. Perché voi pensate che gli sportivi siano professionisti, siano robot? Se uno è oggi, sono proprio scarico, non ho energie, fuori condizione. Se tu sei fuori condizione puoi rendere. Poi capita che il numero 5 al mondo perde con il numero 150 nel tennis, e capita che il ciclista il giorno prima è andato in fuga tutta la tappa, magari ha vinto, si è piazzato bene, oppure è stato preso nel gruppo, ha chiuso nelle ultime posizioni, il giorno dopo lo vedi lì che è dietro con i velocisti, a mezz'ora al gruppo, è in salita, va su che tira la bici con una cordetta, e tutti gli altri verso come anguille, e lui è lì. Oppure vedete Naru che lottava per il podio al Tour de France, l'ultima tappa di montagna, prende una stesa, mezz'ora, un'ora, con Ibali che fine carriera non riusciva più a fare classifica, perché non era più in condizioni, faceva subito in fretta ad affaticarsi. Io sospetto che quando sono a fine carriera i professionisti se rendono di più rispetto a quando erano giovani, è perché lì c'è doping. Allora rischi, se non ti acchiappano porti a casa qualche soldino prima di chiudere la carriera, se ti acchiappano chiudi la carriera un anno prima, due prima, non è un problema, non perdi tanto.
perché poi se sei dopato rendi di più, ma nel tennis non puoi, non c'è doping nel tennis, perché non sai quanto dura una partita. E Ringo, vedi, mica tanto, poi qualcuno per doping l'ha preso. E per doping non ti dà solo, ti dà anche sicurezza mentale, aggressività, vinci quelle 15 partite in più e ovviamente fai fretta anche a vincere. Basta che vinci 6-3, 6-3 al posto di 7-6, 5-7, 7-6, la partita dura poco. Per cui li hanno beccati anche nel tennis per doping. E in effetti bisogna dire che mi ero un po' sbagliato. La fianca c'è il cellulare nella mano destra. Qui vedete? Sono incolonnati. Sono andate in bici, non riesco a capire. Vedete cosa facciamo qua? È l'unica maniera di sfangarla. Abusivo. Poi lì ci sono persone. Siamo qua a casa del break, la mamma del break, da cosa fa? Vieni così. Al marico, ragazzi. È un marico. Fanno come le biciclette, oh. E questo gli taglia la strada, buonanotte, va a manicomio. Arriva la corriera, dai, completiamo l'opera. La corriera che non si possa superare le biciclette. Da solico a Menaggio non c'è un posto per superare le biciclette. Io adesso gli ho detto che esce la possibilità di superare le biciclette senza prendere multe, vedendo il metro e mezzo. Non è ancora passata questa legge, sono in Italia che non passa. Quindi possono superare anche nel centro abitato, che sarebbe logica, no? Certo, se trovi una bici che va a 15 all'ora, se trovi una che va a 30, come fai? E quindi, vabbè, alla teoria che andare da Corico a Lecco, la strada è pericolosa, ho fatto vedere che è una strada senza traffico, senza camion, se non è chiusa la super, più bello fare Corico a Lecco che Corico a Como. Quindi oggi voglio andare con un po' di prudenza, nostra zona 21,78 km, 76, adesso sole ce n'è ancora, però di là sta già andando in ombra, 16,05, ciao. 16.05, sapete cosa facciamo? Ligarli a soli. Giriamo. L'ho visto, sto guardando l'orario. 16.05. Giriamo e lo vedrò
meglio, eh. Proviamo magari andare a Derby. Perché lì andare verso Dascio c'è già una zona in ombra. Siccome io sono vestito da invernale da pomeriggio, sono leggero. Vado bene adesso, ma come il sole scende, cala la temperatura, che adesso ci sono 15 gradi, qua. E qua è posto fresco, dove c'è il Mera, la corrente del fiume, e delle montagne, delle valli, delle rocce, dei boschi. E qua è posto freddo, 15 gradi. Ecco, poi andremo lì un qualche giorno, vi faccio vedere che bei posti qua per andare in mountain bike. Ci vado con quella con sulle ruote da sterrato misto secco. Vedete, qua invece si può andare con la bici perché c'è omino e bicicletta, quindi è ciclo pedonale. Però è molto grezzo, qui è bella. Proprio grezza. Vai bene con la mountain bike, arriva bello asfalto liscio. No, allora, parlando seriamente, adesso tutti questi youtuber che fanno la falsa dal vivo, se in Italia fossimo la catastrofe, qua non arriverebbe lo stato da per giù, asfalto e strisce. E se lo fa, questo è stupido unico. Cosa cacchio sono altro? Vedete, però è uno scemo, è un cretino, tutti gli altri non sono così. Lui che è un pirla, no? Ci abbiamo anche la targa. Allora, quindi non sono gli automobilisti, è lui che è il pirla della situazione. Secondo voi uno così è normale? Io ero in centro, no, sono qua proprio a 10 centimetri dalla riga bianca. Qualche uno che mi conosce che vuole fare lo spiritoso fa qualche scherzo. Questo qua, con la guida, però mi può Fabio. L'articolo 156 non l'ha mai neanche, non viene mai neanche spiegato, no? Giusto? L'articolo 156 del codice stradale, ovviamente, non del codice civile. Qualche sorpasso, sono passato con veicoli che arrivavano, mi sembra, adesso mi ricordo più, Devo riguardarlo nel video e lo commento pure. E vi elenco anche i codici che ha violato. E io non ho violato nessun codice stradale. Se avesse ragione, avrei un clacson ogni macchina, no? Molto. Magari se fa così con tutti i ciclisti, prima o poi un ciclista, quando trova la sua macchina, c'è la targa, magari una pisciatina gli fa anche su, no? Se è bravo il ciclista, ovviamente, se è gentile. Ecco perché non vi conviene fare gli spiritosi o gli spavaldi o mettere angherine contro il freccio dei ciclisti. Adesso vedete qua, la videocamera, arrivano gli avvocati a casa, gli avvocati rumeni o albanesi, se ne trova dappertutto, in Milano è pieno.
e i più bravi non perdono tempo e risolvono la pratica in 448. Quindi stiamo bravi, facciamo i bravi, rispettiamo, rispetto innanzitutto, che poi ci vai solo di mezzo, ok? Io sono tre volte bravo con chi è bravo, tre volte cattivo con chi è cattivo. E adesso lì dopo, poi vado giù lì, giriamo. Abbiamo 24 chilometri che abbiamo fatti. Ho visto negli specchietti che non arriva nessuno, ho guardato dietro, non c'è nessuno, ho attraversato la strada. Vedete che bello gli specchietti, ce n'è solo uno adesso. Far arrivare quello destro che ho perso, Era appoggiata a un cavolo la bici, è arrivato un colpo di vento, è caduta giù. È partito lo specchietto. Bene, dai, mi sto comunque scaldando. Adesso un po' la fatica è passata. Sono lito, queste energie. Anche quelle cose lì che mi fanno arrabbiare, danno quella scarica di adrenalina che poi diventi energetico. Adrenalina, ti ritrovi le energie. Qui si suda 15 gradi. Questo, complimenti, grande pilota. Qualche scusa. Fatto segno scusa, prima ti uccidono, poi ti chiedono scusa, porco Giuda. Che bel coccherone. Setter? Setter. Questa potenza sì che è orgogliosa la signora, posto con un sì tutto contento. Hai 5 km 110 metri, anche qualcosina che ho visto. Anche lì è strapiene, memoria svuotata, poi posso togliere tutte le foto, tutto questo. Questo campo è molto qua, vediamo a che punto si è messo il sole.
qui abbiamo le radici, però ormai sono di qua, è più stretto, quindi dovrebbe essere forse una logica, quindi sarebbe più pedoni quanto più vicino, metti i cartelli, è tutto promiscuo, mischiato pedoni e ciclisti. Poi deve pensare quale bici, nel senso di marcia è più largo di lì, o di là è pedoni, che si guardano il paesaggio. L'aereo qua, picciolone, questa è là, ragazzi, giro con me, con il marito. Tu che ti fermi con la macchina a fermare i ciclisti, c'è la ciclabile, devi prendere la ciclabile, che non è vero. Ecco, ti faccio venire giù in bici qua e poi mi dici. Che qua sopra se ne è fermato uno, passavo io in bici, un po' arrabbiato, tira giù il finestrino, siamo nel parcheggio, che c'è la fretta, no? Devi prendere la ciclabile, sì, qua adesso io qua vado con la bici a 30 all'ora, ovviamente. Devi prenderla, cioè se uno va, magari anche uno, io non è che vado sempre in giro così a zondo, devo anche a fare la spesa, anche a fare delle commissioni, a comprare dei prodotti con lo zaino. Se tu devi fare tipo solico con, vai qua su questa ciclabile qua, mi stai scherzando, passi dalla statale, c'è la ciclabile, questa non è una ciclabile, questa è una passeggiata ciclo pedonale, che però in questi casi se è pieno dovremmo anche saltare più, perché vedete qua, lo prendo questa bella ragazza, la porto con me sulle spalle in bici. Sorriso, il cagnolino amoroso, andiamo là, facciamo qualche video, storo tutto, solo ormai ce n'è per 20 minuti, 30 minuti, neanche per 4 ore, l'isolotto ancora separato dalla terraferma, e il cagnolino. Pure quelli quando ero in giro a pedalare era consentita l'attività sportiva individuale ed eri esente la mascherina, eravamo esentati noi sportivi. Finalmente l'avevano anche capita al governo, anche in regione, che se io vado così in bicicletta senza mascherina mi devi dire dove contraggo il virus e dove, a chi lo posso attaccare, nessuno, no? Poi lasciate andare ai supermercati la gente a fare la spesa, no. Qui ci fermiamo, qui però dai, abitato. Oh, io andavo in giro in bici, metti la mascherina, ma se non ero esentato, ma che cacchio vuoi, metti la mascherina, ma porca che gente, ma c'è in giro il manicomio veramente. Facciamo un bel video qua, se interrompo.
inizia a far freddo. Se fa freddo adesso andiamo, 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 perché c'ho già qua l'arietta nel collo, eh? Per cui adesso andiamo così, quasi prendo a saltare, perché vabbè, a saltare c'è il vento che mi viene contro, il freddo. Però vedete, di là c'è ancora il sole, ma non riesco a raggiungerlo, va troppo forte. Per cui rincasiamo, un po' di chilometri li abbiamo fatti, va. Che bello stare qua, il posto più bello del mondo. Ecco, ritorniamo, Abbiamo trovato qui il posto libero. Fa freddo, la gente rientra a casa e rientriamo anche noi. Non andiamo più giù, perfetto. Sono le 16:42, domenica 4 febbraio 2024. Adesso ho scoperto anche che data è, 24, sì, sono un po' pochi chilometri. Bene. 6 km 480 metri, oh, le gambe si sono messe a posto bene. Adesso a casa mangio un panino, vediamo, perché è un po' di giorni che voglio uscire di sera e poi fare il bis e non lo faccio, sto a casa. No, ci sono più là, no? Ci sono più ovviamente, ragazzi, il telefono in mano, ormai l'uomo moderno è un telefono in mano. Io, anche lui, anche io, facendo quel video, dopo, io mi guardo in giro. Andata. Disastro, scusa, sono arrivato io che sono brutto, 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 e si è spaventata. Non so se si è vista nel video, è caduta, c'era prima, mamma. Può capitare. C'è un po' di traffico nell'anima, non ho capito il perché. Chi prende l'Inter, ma soprattutto perché... Oh! Porca vacca! Suicida proprio! Ho fatto prendere un colpo, si è fatto niente! Teste cardiache! Che peccato, dovevi farti qualcosa! Infatti, dovevi farti qualcosa, però capiva! Scusa! No, no! Ma ha fatto prendere lo spaghetto! Proprio si è gettato contro la bici, che cavoli, per fortuna non ha messo dentro le mani nei raggi. Infatti che lo fermo quando è arrivato.
Ma no, poi si fermano sulla strada e ti dicono, ci sono giù le ciclabili, dovete prendere le ciclabili, visto lì cosa succede? Porco cane, eh! Ciclisti, dovete prendere le ciclabili, è bello che si fermano anche perché hanno fretta, no? Si fermano, devi prendere le ciclabili, devi prendere. Manicomio. No, bisogna fare il video. Vai che ti faccio il video. Ti faccio il video? Sei capace? Sì, guarda, lo sto già facendo. Aspetta, aspetta. No, rifare il video sì, rifare quello che fai te no. Non sono neanche capace di andare senza mani. Prova, vai. Porca miseria, però cado. Guarda lì, che maestra da BMX. Sì. Abbiamo qua lo spettacolo. Sta cappellino allora. Sì, guarda lì. Il miracolo italiano 2.0 in esclusiva. Campionessa mondiale di BMX. Ah, ecco perché. Unica partecipante ai campionati italiani di BMX e quindi vince proprio sbaragliando senza avversari, vince. Niente, vai, non vai. Aspetta, Io già tanto se non sono caduto comunque adesso, Perché tu hai non puoi rallentare. Vedi qua. C'ho i tacchetti. Dopo ti faccio anche vedere. Vai. Aspetta, però io devo andare lontano. Questo è il campo dove insegnavo tennis nel 2002, tutto un altro sport, sì. Ah, non sapevo che fosse il tennis. Sì, adesso c'è un altro istruttore, vedo lì. E bisogna, quando si va giù quel chioschetto lì, metterà la targa e tutto. Dovrebbe essere, no, forse non c'è giù la targa di un istruttore. Tu si può sapere il nome o per la privacy? Monica. Però sei maggiorenne, giusto? Sì. C'era un pezzo. Perché con la BMX lì, piccolina. No, è piccola ma... Sì, lo so, devono essere così le bici. Strava di ciclismo. E poi mi riguardo i percorsi e tutto. C'è qua anche fascia cardio qua. Per il cuore. Sì. Tecnologia. Bene, andiamo. Si rientra. Qua abbiamo già fatto partire la registrazione. Ci abbiamo lì la campionessa di BMX Monica. E via, si va. Ciao Monica. Ciao. Che belli. Vediamo che inizia a far freddo, 12 gradi. Mi sono fermato lì un po', ho scambiato chiacchiere.
gradi, vestito così 11 gradi, adesso inizia a far festino. Diciamo che senza luci andiamo veloci. Stasera c'è anche la partita. Io sono capace anche di andare a fare un giro in bici piuttosto che vedere la partita. Viene 0-0. L'andata 0-0, 1-1. 1-1. Librista, io non sono capace proprio di fare quelle cose lì. Quello di bel cagnolone. Bene, dai, siamo un po' rapidi, veloci, qui non c'è nessuno, bene, via, si scatta fuori. Chilometri, 720 metri, beh, non è male. Adesso manca 7, siamo a 35, sono pochi però. Adesso sono in forma, sono uscito che ero scoppiato. E inizia ad abbassarsi la luce, siamo veloci. 7:26, beh, siamo già quasi a raggiungere le 18, Un vento a favore, 31 all'ora. Sette 27, sempre sabato, no, domenica 4 febbraio 2024. Vento a favore qua adesso, così va bene, rigenera. Allora, faccio il vento forte, passo di qua 48 all'ora, Sto vento a favore. Adesso, per fare, c'è un po' fatica, bisognerà vedere adesso, se no di traverso non si spinge. Neanche a scaldarmi, 12 gradi qui, però posto freddo, sul fiume. Oh, vai. Vai. E l'aria è un po' fredda, ho 12 gradi. Vestito comunque invernale da pomeriggio, sono belli caldi come indumenti, ma 7-10 gradi si soffre, a meno di non spingere di brutto.
Ho vento diminuito, mi sembra che non c'è, però trasversale adesso leggermente contro verso nord-est. Allora un po' di tirare di più, scaldarmi. 32, c'è già la coda fino qua, porco cane. Che coda. Figuriamoci se estate, c'è crisi, eh? Vedo io come c'è crisi. Tutti a casa per la crisi. Benzina costa troppo, tutti a casa. Ce ne ho, però sono andato su senza problemi in questa salita. Infatti è stato un incidente allora. Problemi se andate piano sulle bici ciclisti, no? Problema. Sulle bici vi fanno perdere tempo. Non gli imbranati in macchina che fanno gli incidenti.
8. Tutto 9 e 8. C'è stato pericolo. Fatemi respirare. Bella forma, un po' recuperata, ma ancora lontana, eh. Fiato va subito KO. Salta in aria subito. Devo resistere di più. No, ma mi sono scaldato un po'. Questa l'aria si sente che è fredda, eh. Chilometri 33-34, 340 metri. Va bene così anche oggi. Se riesco a fare qualcosa in più, bene, se no i nostri 30 passa chilometri quotidiani che abbiamo in tasca adesso iniziano a darmi un po' stretto, eh. Devo usare di più. Oggi uscendo a pezzi va benissimo. Abbiamo messo a posto un po' ancora il fisico. Ottimo, ottimo. Sì, sento l'aria fredda. Adesso inizia il sangue ad essere un po' più caldo, eh. Mi sto scaldando. Però ovviamente vestito così sono inadeguato per uscire. Adesso 11 gradi, sempre meglio che 2, eh. Molto, molto, molto meglio. Sinusite c'è sempre. Sotto i 19-16 gradi ormai c'è. Sopra i 19 non c'è più un minimo di raffreddore. Si può fare anche la notturna con queste temperature, eh. Copriamoci bene. Vediamo già, perché ci sono tante cose da fare anche a casa, ragazzi, non è che la casa va avanti da sola, eh. Comunque adesso qui un po' di scoppiettata l'abbiamo fatta anche oggi. C'è stato qualche incidente da qualche parte. D'altronde col manicomio che c'è in giro, vuoi che non ci siano incidenti. Poi la giornata ne ho fatti anch'io, parecchi, sempre in giro in macchina, ragazzi, quanti errori che si fa, errori di gioventù, adesso tornare indietro, giuro che è una cosa che non farei mai, comprare un'auto nuova, non farei mai la patente, tutti i soldi in tasca e riesci comunque a spostarti anche senza automobili, ci sono treni, navi, aerei, bus, biciclette, taxi, tutto quello che vuoi. Adesso non leggo macchine elettriche qua, chi l'avrebbe mai comprata?
Infatti c'è un mio amico che lui la macchina non ce l'ha, lavora sulle navi, quando è a casa, se gli serve andare in giro in macchina, a noleggio e prende l'Enta Car. E ha detto, ne noleggio così di macchine, con i soldi comprarne una. Lo puoi tenerla a casa in garage quando sono in giro sulle navi. Allora, qui, essendo già un po' scuro, sono senza luci, deviamo, facciamo una deviazione. Cioè, fermati però, Devi fermarti. Lì no, perché è sterrata. Posso andare anche con la bici da corsa, ma la mia è al massimo. Non è il massimo. Ma vedi i carrelli e dico kart. Ho visto una gara anche qua in zona industriale di go-kart telecomandati piccolini. Io pensavo che i giri dei ciclisti li facessero arrivare qua e non in centro storico, invece no, infatti possono arrivare a Corico. Oh, qua ce n'è ancora, no, vedi? Perché c'è la batteria o scarica, perché di c'è la batteria scarica, vediamo un po' adesso, fermiamola.